Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di un film uscito da poco al cinema, il 19 ottobre scorso, e che ha dato inizio ufficialmente alla cosiddetta award season, cioè quei filmoni pensati e realizzati per accaparrarsi premi, meglio se stiamo parlando di Golden Globe e Oscar. You love me! You really love me! Sto ovviamente parlando di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, scritto dallo stesso Scorsese insieme a Eric Roth e tratto dall'omonimo romanzo di David Gran, pubblicato nel 2017 qui in Italia con il titolo Gli assassini della Terra Rossa, che detta così sembra un thriller ambientato su un campo da tennis. Interpretato tra gli altri da Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone. Film prodotto da Apple TV. Siamo di fronte ad un capolavoro di un grande maestro del cinema o siamo di fronte ad un mappazzone di 3 ore e mezza da guardare con un thermos di caffè a portata di mano? Scopriamolo insieme dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Killers of the Flower Moon. Cominciamo dal regista, Martin Scorsese. Ecco, basta, ho detto tutto, non devo aggiungere altro. A meno che fino a ieri non abbiate vissuto in un bunker in Siberia, avete sicuramente sentito nominare Martin Scorsese e avete sicuramente visto un suo film. Stiamo parlando di un grande maestro. La filmografia di questo signore è a dir poco impressionante. Negli ultimi 56 anni Martin Scorsese ha diretto 26 film, più della metà dei quali sono dei pilastri del cinema americano. Taxi Driver, Toro Scatenato, Goodfellas, The Departed, The Wolf of Wall Street. Chi ama il cinema da Scorsese si aspetta sempre una certa autorialità. Ma gli anni passano per tutti e se l'appellativo maestro Scorsese se l'è più che meritato, la domanda sorge comunque lecita. Come sono oggi i film di Martin Scorsese? La risposta a questa domanda secondo me è da cercare tra le righe dei production credits dei suoi ultimi 2 film, cioè The Irishman e appunto Killers of the Flower Moon. Il primo, The Irishman, è stato prodotto da Netflix nel 2019, quello appena uscito, Killers of the Flower Moon, è stato prodotto da Apple TV. 2 streaming studios che hanno dato carta bianca al maestro Scorsese più un paio di assegni per una cifra totale di 400 milioni di dollari circa per realizzare i suoi film secondo la sua visione, senza interferenze. Il risultato sono 2 film molto lunghi, The Irishman 3 ore e Killers of the Flower Moon 3 ore e mezza e ricchissimi della mitologia scorsesiana. Quindi l'America, le riflessioni sul potere, sulla famiglia, sull'onore e sulla corruttibilità dell'animo umano. 2 film che gli studios tradizionali non hanno voluto toccare neanche con i guanti di piombo. Troppo costosi, troppo vecchi come concezione e personalmente credo che oggi ci sia anche un problema generazionale. Cioè, non credo che all'interno degli studios di vecchia generazione oggi esistano degli executives in grado di reggere un confronto artistico ma anche caratteriale con un grande maestro come Martin Scorsese. Gli streaming studios invece del confronto se ne fregano perché l'unica cosa di cui hanno bisogno è la recognition, cioè essere presi sul serio. E non importa quanto spendono, non importa neanche che film farà il maestro, l'importante è mettere il busto di Scorsese in bacheca. Netflix questa collezione di grandi maestri la fa da anni, Alfonso Cuarón, Paolo Sorrentino, David Fincher. Colleziona registi di nome per essere preso sul serio come studio. E questi registi si prestano perché è lavoro e poi un assegno in bianco da parte di un produttore che ti dice fai come ti pare non si rifiuta mai. Detto questo, il prodotto finale, cioè il film, giova di questa dinamica produttiva? Dipende soprattutto dal concetto di devozione attorno al regista di turno. Se sei un devoto di Martin Scorsese, ogni suo film ti sembrerà una cerimonia sacra. Se sei semplicemente un amante del cinema, inizi a intravedere che tutta questa libertà non sempre si traduce nella riuscita del film. Killers of the Flower Moon, secondo me, soffre esattamente di questo problema.
La carta bianca garantita al regista e a tutti i suoi collaboratori artistici e tecnici ha dato vita ad un film, per carità, bello da guardare, ma carente di alcune caratteristiche fondamentali dello storytelling, tra cui l'evoluzione del personaggio e la dinamica della sceneggiatura, con i suoi punti di svolta, le sue rivelazioni e le sue conseguenziali risoluzioni. Ed è un gran peccato perché la storia vera a cui è ispirato questo film è di una potenza mitologica. Siamo nell'America degli anni 20, precisamente a Fairfax, in Oklahoma, dove vive pacifica la tribù indiana degli Osage. Gli Osage sono una tribù pacifica che vive principalmente di agricoltura, caccia e commercio di cavalli e pelli. Ma un giorno sotto la loro terra viene trovato il petrolio. Siamo nel pieno del boom della rivoluzione industriale immediatamente successiva alla Prima Guerra Mondiale, quindi il petrolio è fondamentale per far funzionare le fabbriche e per far crescere le grandi metropoli come New York. Gli Osage non hanno la capacità di gestire tutto questo petrolio da soli, loro in prima persona, da un punto di vista di estrazione, raffinazione e distribuzione, quindi decidono di lottizzare le loro terre e darle in concessione a petrolieri bianchi americani, ovviamente in cambio di una valanga di dollari. Gli Osage diventano ricchissimi, vivono in case enormi e meravigliose, comprano auto di lusso, vestono con abiti costosissimi, si riempiono di preziosi e gioielli, sviluppano una sorta di dipendenza nei confronti del denaro, ma non nel senso che se lo vogliono tenere, al contrario, diventano dei compratori seriali, spendono cifre impressionanti senza nessun controllo. Decidono così di affidarsi a dei cosiddetti tutor che sono dei bianchi americani ovviamente e che ogni volta devono avallare o meno le spese degli Osage. Si capisce molto presto sia nel film che nel libro di Gren che gli Osage hanno decisamente peccato di ingenuità, affidandosi a dei personaggi che a loro sembravano in buona fede ma che in realtà erano dei veri e propri avvoltoi arrivati sulle loro terre per azzannare un pezzo di quella ricchezza. A Fairfax c'è effettivamente un'atmosfera molto particolare. I bianchi americani fanno i lavori più umili per gli indiani, mentre gli indiani sono i capitalisti. Tra questi bianchi americani che aiutano gli Osage a gestire la loro ricchezza, c'è William Hale, nel film interpretato da Robert De Niro, un latifondista che ha effettivamente aiutato gli Osage a costruire la loro cittadina, le strade, la chiesa, ma che ha anche un lato un po' oscuro. Finita la guerra, arriva a Fairfield Ernest Burkhardt, nipote di Hale, nel film interpretato da Leonardo DiCaprio. Ernest è un uomo senza né arte né parte, è rozzo e ignorante e semplicemente si rivolge allo zio in cerca di un lavoro. Zio William, che viene soprannominato The King, è un uomo di buon cuore ed è molto attento ai problemi della sua famiglia, quindi aiuta Ernest a trovare lavoro come tassista, anche se lo zio nei confronti del nipote ha altri progetti. William infatti ha preso di mira Molly, una donna Osage con tre sorelle, ognuna delle quali erede di una considerevole somma di denaro. William vuole sia i soldi che le terre di Molly e delle sue sorelle, quindi spinge Ernest a corteggiare e poi a sposare Molly per poter poi diventare cointestatario di quella fortuna. E questa era una prassi decisamente sfruttata a Fairfield. Quasi tutte le donne Osage erano sposate a bianchi americani che se le erano sposate solo per interesse. La storia inizia a prendere un tono decisamente dark quando queste donne vengono trovate morte, vengono uccise una dopo l'altra. Questa serie di omicidi scuote la piccola cittadina di Fairfield dalle fondamenta, però c'è da dire che in realtà nessuno fa niente, le indagini sono praticamente inesistenti e le donne continuano a morire. Viene trovato il cadavere di una delle sorelle di Molly, Anna, letteralmente giustiziata con un colpo di pistola alla testa lungo le rive di un fiume. Molly è determinata a trovare l'assassino di sua sorella, ha molti soldi a sua disposizione e li usa per mettere una taglia sul criminale e per ingaggiare investigatori privati che vengono da fuori città. Ma ogni tentativo di Molly viene reso vano. Nessuno cerca questo fantomatico criminale e anche gli investigatori privati che lei assume o vengono uccisi o vengono spaventati a morte finché non se ne tornano a casa loro. Come se a Fairfield esistesse un sistema che non vuole che si trovi una soluzione a questi omicidi. Raccontata così, la storia è incredibilmente appassionante.
una piccola comunità dove la vita scorre in modo così peculiare, cioè gli indiani ricchi e i bianchi americani affari servi o gli arrampicatori sociali, e una serie di misteriosi omicidi con una donna decisa a fare luce sulla verità. Materiale per un noir da paura, peccato che il film di Scorsese sin dalle prime scene ci dica in modo estremamente chiaro che dietro gli omicidi delle donne Osage c'è proprio William Hale, che insieme a tutti gli altri massoni bianchi americani di Fairfield sta mettendo in atto un piano diabolico per eliminare gli Osage dalla faccia della terra e impossessarsi delle loro terre e del loro petrolio. Altro grande errore di questo film è mostrarci il personaggio di Ernest come complice di suo zio sin dal primo momento. Addirittura Ernest è un personaggio attivo nell'omicidio di un'altra sorella di Molly quando lui e Molly erano già sposati. Questo è il problema più grande di Killers of the Flower Moon. In una narrativa di 3 ore e mezza, se il cosiddetto mystery me lo sveli nella prima mezz'ora, nelle restanti 3 ore che facciamo? Il film racconta la storia degli Osage con la freddezza del documentario. Non c'è la passione della narrativa e secondo me ci sono un paio di errori di sceneggiatura che rendono la visione di Killers of the Flower Moon molto faticosa. Per esempio, l'omicidio di Anna, una delle sorelle di Molly. L'omicidio di Anna avviene dopo un pranzo a casa di Molly e Ernest, pranzo in cui Anna si ubriaca e ci rivela tutto il suo essere una ribelle. Perde talmente la testa che a un certo punto tira fuori una pistola dalla sua borsetta con l'intenzione di uccidere i pidocchiosi bianchi americani che le girano intorno. Ospiti di questo pranzo ci sono anche William e Byron, interpretato da Scott Shepherd, che nel film è il fratello di Ernest. Quando William capisce che Anna sta dando di matto, chiede proprio a Byron di accompagnarla a casa. Pochi giorni dopo Anna viene trovata morta. Beh, vi starete chiedendo dov'è l'errore di sceneggiatura. L'errore di sceneggiatura sta nel fatto che un grosso pezzo di questo film è una sorta di indagine sul cercare di scoprire chi ha ucciso Anna. Ma noi spettatori lo sappiamo benissimo che è stato Byron ad uccidere Anna. Primo, perché Byron ha proprio l'attitude del serial killer. È proprio fisionomicamente evidente che è in grado di uccidere chiunque in qualsiasi momento. Secondo, perché l'ultima persona che è stata con Anna, e ragazzi siamo nella Fairfield degli anni 20, qui le alternative erano veramente poche, e fa molto ridere una scena verso la fine del film dove un anziano cowboy dice «Lo so io che ha ucciso Anna perché li ho visti insieme», quando era una cosa talmente evidente sin dall'inizio. Vi giuro, sono scoppiato a ridere dentro al cinema, perché quella rivelazione fatta in quel momento era diventata comica. Altro grande errore di sceneggiatura di questo film è la morte di un'altra sorella di Molly, morte a dir poco spettacolare perché a questa povera ragazza viene fatta esplodere la casa con della dinamite. Ecco, di questo attentato, chiamiamolo così, nella prima parte del film se ne parla troppo. Se ne parla talmente tanto che quando poi effettivamente succede non te ne frega niente. Se non fosse stato anticipato così tanto, sarebbe stato un punto di svolta estremamente più d'impatto ed efficace. E qui arriviamo al problema più grande di tutto il film, e cioè il personaggio di Ernest, il nostro Leonardone DiCaprio. Ernest è il protagonista di questo film, ma lo è in un senso negativo. Tramite le sue azioni noi scopriamo tutto quello che in realtà sarebbe dovuto rimanere nascosto fino alla fine del film. Non prendiamoci in giro, questa storia degli Osage Murders è un noir, e in tutti i noir che si rispettano la scoperta finale, cioè chi è il cattivo, chi è l'assassino, deve essere fatta alla fine. È come se nei soliti sospetti ci avessero detto che Kevin Spacey è Kaiser Soze alla prima scena. Che cosa lo guardiamo a fare il film? In Killers of the Flower Moon noi sin dall'inizio vediamo William, Ernest e Byron tramare, mentire, uccidere, tutto per i soldi, per la terra e per il petrolio. E le potenzialità per rendere Ernest un personaggio di livello c'erano, e come se c'erano, perché Ernest si innamora veramente di Molly, non è solo un matrimonio di interesse. Perché Ernest fondamentalmente è una bestia, e come le bestie ha solo 2 anime, quella che uccide e quella che ama. È fondamentalmente un inetto, si fa manipolare dallo zio, ma contemporaneamente ama Molly. Verso la fine sviluppa un senso di colpa nei confronti di quello che ha fatto alla moglie, ma non è abbastanza per salvare la dinamica narrativa di questo film.
quando hai una narrativa di 3 ore e mezza, devi necessariamente avere del materiale engaging per tenere lo spettatore attaccato al film. Io sono andato a vedere questo film al cinema, uno spettacolo delle 21. Ora, io di solito non guardo mai l'ora durante la visione di un film, ma a questo giro l'ho fatto. E con il film iniziato alle 21 ho guardato l'orologio ed erano le 23:20, c'era ancora più di un'ora di film e il film aveva già detto e ridetto tutto. E mi sono chiesto, ma cosa cavolo c'ha da dire ancora questo film? Più di un'ora? E infatti non dice più niente, non succede più niente, tranne un plot messo un po' lì sulla nascita dell'FBI, voluta proprio da Roosevelt per indagare sugli Osage Murders, ma è veramente un plot che non va da nessuna parte. Questo film secondo me sarebbe stato molto più potente se il personaggio di Ernest non fosse stato così attivo nei piani di suo zio. Se fosse stato una semplice pedina, suo malgrado, perché ignorante, perché mite, perché fondamentalmente un uomo senza spina dorsale. Il suo rapporto con Molly lo avrebbe elevato e lo avrebbe spinto alla fine a togliere la maschera del benefattore a William Hale e mostrarlo al mondo per il bastardo che è. Ma purtroppo non succede niente di tutto questo. Come ho detto prima, Scorsese preferisce la via della fredda cronaca, cioè è successo questo, poi questo, poi questo. Capisco l'ispirarsi a una storia vera, ma così è più un copia e incolla. Con uno sforzo in più in fase di sceneggiatura, non solo questo film avrebbe raccontato una storia più engaging, ma avrebbe anche giustificato la sua durata così abnorme. Ci sono tanti temi che sono stati lasciati fuori da questo film, come per esempio il conflitto generazionale tra i vecchi Osage, cacciatori e commercianti, e i giovani Osage, praticamente degli antenati di Paris Hilton, che sono dei nullafacenti. Cosa voleva dire per i bianchi americani essere i servi degli indiani? Peccato, Killers of the Flower Moon per me è un'occasione mancata. È un film strutturato male e non riesco a non pensare che questa mala struttura sia figlia proprio di quella carta bianca di cui ho parlato all'inizio dell'episodio. Se non c'è confronto, se non c'è dialogo tra chi crea, chi produce e chi realizza, non è detto che alla fine la visione del maestro sia la più appagante. Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese è un film che vi consiglio? No, sinceramente no, a questo giro non ve lo consiglio, è troppo lungo e si fa veramente una gran fatica. Non è un brutto film, ma come ho detto prima è scritto male, quindi anche se il contenitore è bello da guardare, quello che c'è dentro non rende. Anche se mentre guardavo questo film mi sono chiesto, ma gli indiani in America producevano la birra? Perché io mi ricordavo che in realtà qualcosa di simile a una birra la producevano. E infatti è vero, gli indiani in America producevano una bevanda alcolica facendo fermentare il mais. Poi questa prassi è scesa verso il Sud America ed è diventata una vera e propria birra chiamata ciccia, la cui fermentazione, leggenda narra, dicono che parta con gli enzimi della saliva di chi mastica il mais e lo sputa nei fermentatori. Alla faccia delle norme igieniche. Quindi ho cercato di abbinare a questo film una birra che, almeno nella sua concezione, potesse assomigliare a un qualcosa che avrebbero potuto produrre gli indiani di America. E la mia scelta è finita sulla Trebbionette del birrificio Cantina Errante di San Gimignano. Questo è un birrificio molto molto sperimentale perché fa principalmente fermentazioni spontanee, cioè cosa vuol dire? Usa lieviti aerobici, usa lieviti selvaggi. In particolare la Trebbionette è una fermentazione spontanea che nasce da una base normale di un mosto di cereali a cui vengono aggiunte le uve di Trebbiano e il miele di castagno. E andiamo subito a stappare. A few moments later. 12 seconds later. Woohoo! Buon anno! Sembra di aver strappato dello champagne. La schiuma, come vedete, è andata via subito, come succede sempre nelle birre a fermentazione spontanea. Il colore è un bel giallo paglierino, leggermente velato, perché dalle birre a fermentazione spontanea non si può chiedere la trasparenza. Al naso si sente tantissimo l'uva e il lavoro del lievito selvaggio, che dà alla birra sentori simili a quelli che possono essere un vino bianco o appunto dello champagne. Ma andiamo ad assaggiare. Sembra di avere l'uva in bocca e c'è questo finale leggermente dolce dato dal miele di castagno. La birra è fantastica, favolosa.
e comunque dal progetto Cantina Errante mi aspettavo grandi cose e infatti ho ottenuto grandi cose, a differenza di Martin Scorsese. Quindi Killers of the Flower Moon abbinato alla Trebbionette di Cantina Errante, a questo giro la birra è 100 volte migliore del film, quindi vi consiglio di andarla a cercare nel vostro locale di fiducia. Il film, se siete proprio fan di Scorsese, andatelo a guardare, altrimenti aspettatevelo a casa, se avete 3 ore e mezza libere della vostra vita. E dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.